Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la recensione del mercoledì e oggi guarderemo insieme Malefica, ma quella del film. Questo pop fa parte della serie Disney ed è il numero 77. Qui vediamo che c'è parte dell'artwork e come potete vedere, in fase di disegno erano state applicate tutte queste bordature blu elettrico che effettivamente sono anche molto carine. Però non mi ricordavo che effettivamente ci fossero anche nel costume del film. Ma poco importa perché comunque vi dico già che nel pop finale non ci sono. Sul lato della scatola vediamo che c'è l'artwork per intero e sullo sfondo vediamo che ci sono queste montagne e tutta questa parte fiorita che ci ricordano un po' la foresta che abbiamo visto nel film. Sul retro vediamo che ci sono gli artwork di Malefica e di Aurora, con il vestito completamente dorato, e quindi per il momento dal film di Maleficent sono stati prodotti solo questi due personaggi. E sul resto dello sfondo vediamo la radura con i massi e il fiume, se non mi ricordo male, che abbiamo visto anche nel film. Ora possiamo passare all'unboxing per guardare da vicino questo pop di Maleficent. Ecco qui la nostra Malefica fuori dalla scatola e come possiamo vedere già di primo impatto è un pop spettacolare. Malefica è sempre stata il mio personaggio preferito Disney. Salve, buongiorno, prego si sieda, lei cosa ne pensa? Dicevamo, Malefica è sempre stata il mio personaggio preferito Disney in assoluto. Già da bimba nel cartone animato la adoravo e quindi quando era uscito il promo per il film in live action di Malefica, quindi completamente incentrato su di lei, io all'epoca ero completamente uscita di testa. Quando avevo visto poi che l'attrice che avrebbe interpretato Malefica era Angelina Jolie, ho detto vabbè, basta, questo sarà il mio film preferito di sempre. Il film sono andata a vederlo al cinema e in realtà non è stato proprio come mi aspettavo, nel senso che mi è comunque piaciuto, non è un film che mi ha deluso su tutti i fronti, però mi aspettavo qualcosa di ben diverso, di molto di più. Quindi direi che possiamo guardarla da vicino e partiamo dalla parte alta. Uno dei punti forti chiaramente di questo pop è il copricapo, che tra le varie versioni che si vedono nel film è quella che si vedeva nel trailer, direi, quando lei arriva alla festa della nascita di Aurora, è quella proprio caratteristica con le corna e tutta la parte in nero. Devo dire che è scolpita veramente molto bene e mi piace anche la forma che hanno dato alle corna. Infatti, se la vediamo sia da davanti che di lato, ma anche dietro, possiamo vedere che sono belle da tutte le angolazioni, quindi questo è veramente un aspetto che le fa prendere un sacco di punti. Scendendo poi sulla parte del viso, è una delle facce stampate che in assoluto mi piace di più. In questo caso gli occhi tipici da pop sono a rilievo, ma veramente in maniera minima. Sembra quasi che siano solamente stampati, però hanno puntato proprio all'ombretto, le ciglia e il rossetto. E stampate così direi che rendono veramente tanto. Chiaramente il colore della pelle è bianco sostanzialmente, quindi molto molto pallido. E nel complesso quindi la scelta dei colori secondo me è assolutamente vincente. Scendendo poi sul corpo, vediamo che anche il colletto è stato fatto veramente molto bene. Ha queste due parti che spuntano da entrambi i lati. Sul collo è praticamente dipinta di nero perché, se non ricordo male, effettivamente lei aveva qualcosa che le copriva il collo. Quindi poi quello che salta subito all'occhio sono le maniche molto molto lunghe, proprio come sul suo vestito. E anche queste comunque sono abbastanza accurate perché, come vedete, hanno tutti i dettagli. Anche le mani sono abbastanza carine e tengono il suo famosissimo bastone. E poi proseguendo sulla parte inferiore vediamo che c'è tutto il resto del vestito dove comunque sono stati scolpiti tutti i particolari. Per quanto riguarda il retro, anche qui non è stato tralasciato nessun particolare perché come vediamo c'è l'apertura che arriva fino a circa metà schiena e poi il vestito scende con tutte le sue pieghe e tutti i suoi particolari. Vorrei anche farvi notare se si vede, ma essendo che ci batte proprio la luce del sole, forse sì, che
che la pittura che è stata data non è un nero opaco o comunque piatto, è leggermente tipo metallizzato, ma proprio poco poco poco. Quindi questo gli dà comunque, secondo me, un bel po' di tridimensionalità, soprattutto se esposto alla luce. Quindi ragazzi, questo è il pop di Malefica. È un pop che mi piace tantissimo, cosa abbastanza inevitabile essendo lei la mia preferita, però è uno di quei pop veramente particolari e secondo me molto molto belli da avere nella propria collezione. Come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo domenica con il prossimo pop. Ciao! Piccolissimo appunto per voi, se vi state chiedendo chi è che cinguetta in questi video ultimamente, i responsabili sono loro, ovvero i nostri passeri del Giappone, che in questo momento sono completamente zitti perché li sto riprendendo, ma solitamente sono molto canterini e solitamente li sposto in un'altra stanza quando registro, ma adesso hanno fatto le uova, quindi stanno covando. E per questo motivo non li voglio disturbare, essendo che sono in una fase abbastanza delicata. Quindi vi presento da destra Mei, Pippo, Ame e Momo. E in questo momento, come vedete, sono impegnati a covare. Quindi portate pazienza, ma credo che li sentirete cinguettare per un pochino, almeno finché non nasceranno i piccoli. Ciao ciao!